Allora sono qua nel layout, ho creato tre blocchi ed ho creato un quadrilatero articolato ed ho poi graficato una curva di Biella, che è questo punto qua. Okay? Adesso voglio andare a provare a cambiarlo. Dunque, per esempio, vado qua, tasto destro, modifica blocco e vado a mettere questo numero, questa biella la vado a portare per esempio a 30, a 25 facciamo. Ok, a questo punto vediamo qua, non mi prende, allora facciamo 28, vediamo se fa 28, mi dà ancora errore, diamo 30. Ok, 3 è giusto perché 30-30 fa. Allora mettiamo 33. Ok, perfetto. Naturalmente non si aggiorna la curva di Biella, non si aggiorna. Devo far andare di nuovo, questo chiudo qua, devo far per riaggiornare la curva di Biella. Ok, faccio Ctrl Q. Ok, mi ritorna qui, però devo andare a schiacciare calcola questo pulsante, perché mi tiene ancora la vecchia curva. Ok, faccio andare calcola. Ok, e questa adesso mi disegna la nuova curva di Biella. Ok, faccio finire. A questo punto il problema che trovo adesso è questo. Vediamo, adesso finisce. Ok, che se io faccio andare questo non si muove, ok? Il quadrilatero articolato non si muove, ma penso che sia un problema, un bug interno di questa versione qua. Comunque, difatti, se faccio andare manualmente me lo fa. Infatti io torno indietro e vado qui manualmente, me lo fa. Dunque, il movimento del mio quadrilatero articolato con la relativa curva di Biella. Ok. Penso che questo sia un problema, il fatto che qui non si muova, sia un baco di, come si chiama, di solito. Proviamo qui adesso animazione, provo a vedere. Ah, vabbè, poi con l'animazione non si può, non ti fa neanche la curva di Biella. Comunque è un problema, penso, di un baco, perché ho aggiornato, ho cambiato e comunque il movimento lo fa. Andiamo a vedere l'analisi. Comunque il movimento manualmente lo fa, ok, però non mi fa il movimento con questo. Proviamo di nuovo calcola, mi genera la curva di Biella, ma non mi genera i movimenti. Però se lo faccio manualmente me lo fa. Ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.